Buon pomeriggio a tutti, siamo in diretta su Milanau, è il nostro spazio dedicato alla salute e allora vado immediatamente a presentarvi il nostro ospite in studio, qui con noi il professor Andrea Gregori, direttore responsabile dell'urologia degli ospedali Luigi Sacco e Fate Bene Fratelli. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei e a tutti i telespettatori. Grazie per essere qui con noi. Allora, professore, oggi andiamo a parlare del tumore alla prostata. È un argomento che fa molta paura agli uomini, perché a un certo punto arriva con l'età, diciamo, questo timore. Se dovessimo circoscrivere un po' il tema, che cosa succede quando si viene a formare un tumore alla prostata? Allora, il tumore alla prostata è una malattia in cui si ha una proliferazione incontrollata delle cellule della ghiandola prostatica. La ghiandola prostatica è deputata alla produzione del liquido seminale e è coinvolta anche nei meccanismi di aiuto alla minzione. Quindi è una ghiandola estremamente importante che con l'età può poi ammalarsi e nel caso del tumore portare a una proliferazione incontrollata delle cellule e quindi poi a provocare seri problemi alla salute dell'uomo. Quali sono i fattori di rischio che possono intervenire a far sviluppare questa patologia? Allora, diciamo che il fattore di rischio più importante in assoluto è l'età, nel senso che il tumore della prostata è un tumore estremamente infrequente nei giovani, al di sotto dei 40 anni i casi sono molto rari, il picco di incidenza è intorno ai 65 anni, quindi è una tipica malattia del maschio anziano. E quindi primo fattore di rischio in assoluto è l'età. Abbiamo anche altri fattori di rischio, tra cui in primis la familiarità, quindi i maschi che in famiglia hanno avuto casi pregressi di tumore alla prostata, ad esempio il padre, lo zio, il nonno, hanno un aumentato rischio di sviluppo della malattia. Altri fattori di rischio che possono essere anche considerati quasi come delle cause possono essere l'alimentazione, tipicamente la dieta che utilizziamo qui in Occidente, un pochino ricca di grassi e di proteine animali, può aumentare il rischio di sviluppo del tumore alla prostata. Ci sono alcune condizioni, tipo l'obesità, che si associa a un rischio aumentato, oppure alcune patologie, ad esempio il diabete, che può provocare un aumento del rischio. Direi che questi sono i fattori più importanti. Lei ci ha spiegato che è un tipo di tumore che aggredisce soprattutto in età più avanzata, ma qual è in generale l'incidenza? Dunque, il tumore alla prostata oggi è il secondo tumore solido più frequente nel maschio. In generale possiamo considerare circa il 15% di tutte le neoplasie diagnosticate, quindi un'incidenza estremamente elevata ed è il motivo per cui poi è estremamente importante la prevenzione. Ecco, a proposito di prevenzione, quindi, quali sono gli esami, i passaggi da fare e con quale cadenza, con quale regolarità? Sì, ecco, la prevenzione si associa più che altro al concetto della diagnosi precoce e quindi è estremamente importante sottoporsi a quegli esami che ci permettono di arrivare alla diagnosi. Nei pazienti che hanno una familiarità per il tumore della prostata è bene iniziare un po' prima i controlli, quindi intorno ai 45 anni di età, mentre per i maschi che non hanno questo tipo di fattore di rischio possono iniziare i controlli ai 50 anni.
La primissima cosa da fare è il dosaggio con un semplice prelievo del sangue del PSA. Il PSA è un esame che permette di valutare la salute della prostata e eventualmente valori anomali vanno ulteriormente indagati. L'altro esame fondamentale per cui si va dall'urologo, proprio nell'ottica di una eventuale diagnosi precoce di tumore della prostata, è l'esplorazione rettale, che è un esame non invasivo, non doloroso, chiaramente lievemente fastidioso, ma che permette al clinico di sentire eventuali anomalie della superficie della ghiandola. È bene ricordare che però questo è un esame che deve accompagnarsi al dosaggio del PSA. Non basta soltanto l'esame del sangue, cioè l'esame del PSA, perché bisogna ricordare che nel 15% dei casi il tumore può essere presente ma con valori di PSA normali. Quindi è molto importante l'esplorazione rettale che permette di fare la diagnosi definitiva. Quindi questi sono i due esami principali che ci servono per porre una diagnosi di sospetto del tumore della prostata. L'esame poi che conferma questo tipo di diagnosi è la biopsia. La biopsia, che è una manovra ambulatoriale, anche questa un pochino fastidiosa ma solitamente non dolorosa, anche perché fatta in anestesia locale, che permette di prelevare piccolissimi pezzettini di tessuto prostatico che possono essere esaminati al microscopio e quindi confermare o escludere la diagnosi di tumore della prostata. Negli ultimi anni si è venuta a dimostrare come estremamente efficace una metodologia d'immagine, che è la risonanza magnetica nucleare, che viene utilizzata con una tecnica particolare, si chiama multiparametrica, nel senso che vengono esaminati diversi fattori della ghiandola, nel senso sia la densità cellulare sia la perfusione vascolare dell'organo, e ci permettono di porre una diagnosi di sospetto. E quindi in questo caso si può fare una biopsia mirata, che viene denominata con tecnica di fusione, perché si fondono le immagini dell'ecografia e della risonanza magnetica. In questo modo si può fare un prelievo mirato delle aree sospette e quindi portare poi alla diagnosi. Quindi, in definitiva, la risonanza magnetica è un esame non doloroso, assolutamente non invasivo, che però negli ultimi anni ci ha permesso di fare delle diagnosi molto precoci di tumore della prostata. Ecco, con quale cadenza, ogni quanto bisognerebbe fare questi controlli? Ovviamente, quelli più generali, il PSA, l'esplorazione. Allora, in generale noi consigliamo di farli annualmente, quindi il paziente che sta bene, che non ha nessun tipo di disturbo o altre problematiche legate all'apparato genitale urinario, può presentarsi una volta all'anno. Diverso è il caso invece dei pazienti che lamentano dei disturbi o dei segni, dei sintomi, ad esempio la presenza di sangue nelle urine, oppure difficoltà alla minzione o difficoltà anche legate alla sfera sessuale. Allora in quel caso sarà bene farsi vedere prima. Senta, professore, a proposito di sintomi, lei adesso ne ha menzionato qualcuno, esistono dei sintomi veri e propri, specifici, o in generale sono delle sintomatologie un po' così generali che possono essere riferite anche ad altre patologie che portano il paziente a rivolgersi al medico? Allora, per fortuna, come dicevo prima, oggi quello a cui puntiamo è una diagnosi precoce e solitamente in queste fasi della malattia non ci sono sintomi, e quindi nella maggior parte dei casi il paziente è del tutto asintomatico.
Purtroppo nei casi in cui il paziente manifesta dei sintomi, che possono essere per esempio sintomi urinari legati alla presenza del tumore della prostata, ci troviamo verosimilmente di fronte a una malattia avanzata. Lo stesso dicasi quando il paziente può manifestare dei sintomi legati già alla diffusione a distanza della malattia, ad esempio quando ci sono delle metastasi ossee. Allora in quel caso il paziente può lamentare dei dolori solitamente molto forti. Quindi in questo caso i trattamenti dovranno essere sia del sintomo dolore e sia della ripetizione della malattia a distanza e quindi con delle terapie sistemiche, quindi con dei farmaci che possono essere sia delle terapie cosiddette ormonali oppure nei casi più severi con la chemioterapia. Senta, professore, quindi il fatto che i sintomi eventuali emergano in una fase avanzata ci dice come mai è importante cercare di fare le diagnosi il prima possibile, precocemente, ed ecco perché è opportuno andare a fare i controlli, come dicevamo prima, ogni anno per chi insomma, non ha sospetti, perché è proprio lì, una volta che si scopre il sintomo vuol dire che siamo già in una fase un po' avanzata. Esatto, questa è la tipicissima situazione in cui è fondamentale arrivare alla diagnosi prima che la malattia dia segno di sé. Questo fa sì che noi poi saremo in grado di fare dei trattamenti che ci consentono sia la cosiddetta radicalità oncologica, quindi di portare il paziente a una guarigione completa, ma anche di preservare il paziente da quelle possibili conseguenze che alcuni trattamenti possono avere, in primis la chirurgia, perché la ghiandola prostatica è una ghiandola che è in una posizione molto delicata, è una ghiandola estremamente importante, come dicevo prima, per diversi tipi di funzioni legate sia alla sfera dell'apparato urinario, sia della sfera dell'apparato genitale, quindi della sfera sessuale, e quindi i trattamenti che vanno a modificare la ghiandola prostatica possono portare a delle conseguenze che hanno un grosso impatto sulla qualità della vita. Ad esempio, si possono avere disturbi della continenza urinaria, quindi la capacità di trattenere le urine, oppure disturbi della sfera sessuale, quindi l'incapacità magari di avere un'erezione. La possibilità quindi invece di avere una diagnosi precoce della malattia ci permette di fare degli interventi chirurgici estremamente mirati, estremamente precisi, che ci consentono di andare a risparmiare quelle strutture anatomiche che sono così importanti dal punto di vista funzionale. Ad esempio il risparmio degli sfinteri muscolari, che sono quelli che provvedono alla continenza urinaria, e ai nervi che sono deputati alla produzione dell'erezione. E quindi questo è un altro motivo per l'importanza dei controlli annuali di tutti i maschi. Certo, che spesso cercano di sfuggire a questo tipo di controlli. Invece è meglio scoprirle prima, perché poi ne va proprio della qualità della vita. Assolutamente. Allora, ci fermiamo un istante, una breve pausa e torniamo a tra poco. Bene, rieccoci, siamo con il professor Andrea Gregori, direttore dell'urologia alla Sacco e Fate Bene Fratelli. Stiamo parlando di tumore alla prostata. Abbiamo visto l'importanza di fare questi controlli annualmente, periodicamente, l'importanza di avere una diagnosi precoce. Prima li si trovano, meglio è, soprattutto perché qui stiamo parlando di distretti anatomici, di aree dove ci sono tante funzionalità, quindi ci stava spiegando il professore che andare poi a intervenire in una fase avanzata significa anche compromettere diverse funzionalità, e quindi
prima si arriva, meglio è. Adesso le chiedo, sul fronte della terapia, quindi, di solito come si procede? Perché lei ci ha accennato alla chirurgia, ma non c'è solo quella. Assolutamente. I trattamenti del tumore della prostata sono diversi e vanno chiaramente studiati sulla base del paziente, quindi ogni paziente dovrà avere un proprio programma terapeutico specifico in base a tutta una serie di fattori che sono fattori legati al paziente stesso, quindi le sue condizioni generali, la sua capacità di sopportare un intervento chirurgico o le terapie, eventuali comorbilità, quindi altre patologie che possono creare dei problemi. Inoltre i trattamenti vanno personalizzati sulla base della malattia, quindi su come la malattia si presenta, cioè quanto è stata precoce la diagnosi, quanto quindi la malattia è ancora solo all'interno dell'organo, oppure se per esempio è già sconfinata all'esterno, perché in questi casi bisogna ovviamente produrre dei trattamenti più aggressivi e magari in qualche caso combinati. I trattamenti sostanzialmente si dividono in due grandi categorie, sono i trattamenti cosiddetti locali, a cui ascriviamo la chirurgia e la radioterapia, quindi l'utilizzo anche dei raggi X che servono a colpire e uccidere le cellule tumorali in loco, e invece i trattamenti sistemici, di cui ho accennato prima, quando la malattia è ormai diffusa e quindi bisogna somministrare dei farmaci che vadano in tutto l'organismo a scovare e uccidere le cellule tumorali. In molti casi il trattamento sarà cosiddetto multimodale, cioè bisognerà associare più trattamenti per arrivare alla guarigione definitiva. Come vi dicevo prima, i trattamenti sistemici si avvalgono di farmaci che possono manipolare il sistema ormonale, quindi una cosiddetta ormonoterapia, oppure con la classica chemioterapia, quindi con dei farmaci cosiddetti antiblastici che vanno a uccidere le cellule tumorali. Per quanto riguarda il trattamento chirurgico, oggi abbiamo la possibilità di fare dei trattamenti mini-invasivi e estremamente precisi, di cui eventualmente parleremo dopo, che permettono proprio quello che dicevo prima, cioè la preservazione delle funzioni più importanti per poi una migliore qualità della vita. Parliamo di questi interventi mini-invasivi, qual è la differenza rispetto agli interventi di una volta, diciamo? Sì, la differenza è grandissima, innanzitutto perché oggi facciamo veramente degli interventi cosiddetti mini-invasivi, cioè con solo dei piccoli tagli dell'addome che ci permettono di entrare con delle cannule attraverso cui possiamo inserire sia gli strumenti chirurgici e soprattutto una telecamera ad alta definizione. Telecamera ad alta definizione che non solo ingrandisce l'immagine in maniera importante, ma ci fornisce, grazie a delle tecnologie particolari, un'immagine tridimensionale. Quindi noi operiamo all'interno della pancia come se stessimo operando, guardando in uno schermo, ma come se fossimo all'interno della pancia del paziente. In questo modo possiamo vedere benissimo tutte le strutture anatomiche di cui vi parlavo prima, si possono vedere molto bene i vasi sanguigni, quindi questo ci permette di fare degli interventi quasi esangui, quindi senza emorragie che poi possono portare dei problemi nel periodo post-operatorio e infine ci danno la possibilità di avere una convalescenza del paziente estremamente rapida, perché le ferite dell'addome guariscono molto in fretta proprio perché sono molto piccole e l'impatto sull'organismo di un intervento di questo tipo
è molto basso e quindi l'organismo reagisce molto bene. Rispetto a un tempo quando si facevano delle incisioni dell'addome molto lunghe, il paziente aveva molto dolore, la guarigione della ferita era più lunga, quindi i pazienti rimanevano in ospedale anche 10-15 giorni. Oggi con gli interventi mini-invasivi in laparoscopia e con la chirurgia robotica che facciamo, il paziente va a casa dopo 2-3-4 giorni in condizioni già discrete e con una convalescenza che alla fine si riduce a massimo 2 settimane. Quindi dopo 2 settimane il paziente è in grado di tornare a tutte le proprie attività, sia lavorative che personali, con forza e assoluta tranquillità. Siamo arrivati alla fine e voglio ringraziare il professor Andrea Gregori per essere stato con noi, per la sua disponibilità. Grazie a voi. Abbiamo dato un po' un quadro complessivo, direi che possiamo chiudere ricordando appunto l'importanza di fare controlli quando è il caso, quando è il assolutamente momento. Ogni anno con il PSA è una visita urologica. Assolutamente, prima si arriva meglio è. Grazie ancora professore. Grazie a voi.